Buonasera e benvenuti a questo ultimo workshop organizzato dal Game Science Resource Center. Mi sento particolarmente fortunato a introdurvi due relatori di questo ultimo incontro, che sono Daniele Leotta e Romina Nessi, che parlano di progettazione e realizzazione di percorsi educativi didattici con il gioco di ruolo. Perché mi ritengo fortunato? Perché sono un giocatore di ruolo da cosa dei 16 anni, e quindi sicuramente un argomento che mi interessa, e mi occupo di educazione e percorsi educativi con il gioco. Quindi sono veramente molto affascinato e interessato a sentire cosa ci racconteranno Romina e Daniele. A voi. Grazie a me. Allora, inizio io a rompere il ghiaccio del nostro incontro con la parte teorica. Tocca anche quella. Partiamo da una cosa che forse ci è successo un po' a tutti se lavorate nel campo dell'educazione. Arrivo convinta in una stanza, in un'aula con un sacco di ragazzini, e ragazzi, vi ho portato un gioco fighissimo. Silenzio totale. Provo a spiegare le regole, improvvisamente la morte del mio eroe. Mi guardano come se fossi venuto a un altro pianeta, non ha funzionato niente. Perché? Perché probabilmente l'ho pensata male. Mi dispiace se me la abbasso, devi scomparire. L'ho pensata male, l'ho progettata male. E quando si fanno gli interventi ludici in campo educativo è necessario progettare. Non si può improvvisare, non ci si può improvvisare né giocatori né promotori di gioco. Perché non può essere casuale, io mi improvviso a casa mia, ma non in ambito educativo. E allora parto dalle basi, se ce la faccio. Ce la faccio. L'ho girato il contrario. Cosa vuol dire progettare? È una parola che si sente tanto in tanti campi disciplinari diversi. Progettare. Filosofi presenti ne sanno un po' di questa roba. Gettare. Gettare cosa? Gettare significa dare qualcosa, lanciare qualcosa. Il campo educativo è creare un ponte tra me e le persone a di fronte. Significa principalmente dare vita a qualcosa, a una relazione educativa, a una comunicazione, essere creativi, dar vita a qualcosa. Pensate alla definizione di creatività che ne davano Munari e Rodari, per esempio, che è ancora quella nell'educazione più significativa. Significa principalmente immaginare. Progettare è un gioco di immaginazione. Cos'è che vado a immaginare? Beh, vado a immaginare cosa succede. Quando io scrivo un progetto di un percorso ludico, in maniera particolare, faccio un gioco, in realtà. Gioco a immaginare le azioni che devo fare. Come entro, cosa spiego, come parlo, come propongo la regola, o non la propongo, sono scelte. Vado a immaginare cosa suscita nell'altro, le reazioni. Poi avviene tutt'altro. Sicuramente, soprattutto con i bambini, sono così capaci di essere creativi e immaginativi che fanno tutt'altro. Ma ci provo. Provo a immaginare quell'azione che io vado a pensare che effetto avrà sul contesto, cioè sulle persone con cui ho a che fare. E vado a immaginare le emozioni. Perché quando gioco suscito sempre delle emozioni. Le emozioni emergono, si parla di relazione e comunicazione principalmente. In questo momento parlo di gioco in generale, poi andremo nello specifico del gioco. Quindi faccio un gioco, immagino cosa può succedere. Qualsiasi docente che va a progettare il proprio intervento educativo immagina. Immagina cosa può succedere, immagina che risultati può ottenere. Si va oltre poi l'immaginazione. A progettare è una competenza specifica di coloro che lavorano in ambito formativo e educativo.
e quindi si va ancora più nello specifico. Progettare percorsi ludici significa progettare un laboratorio. Un'altra parola che si usa nel linguaggio comune e che ha tanti significati diversi, e se vi dico descrivetemi un laboratorio, probabilmente vengono fuori immagini diverse. Io parlo del laboratorio in campo educativo. È una metodologia didattica, una metodologia educativa che ha un'origine ormai storica, non è qualcosa di nuovo, ma che ha delle caratteristiche che si legano perfettamente al mondo del gioco, all'utilizzo del mondo del gioco in ambito educativo. Innanzitutto il laboratorio è libero. Chi entra in un laboratorio deve sentirsi libero. E sapete bene che è una delle caratteristiche anche del gioco, con tutti poi le questioni che ci stanno dietro. È flessibile. Il laboratorio è come? Avete presente le bolle di sapone quando si allargano, si spostano, si modificano? Il laboratorio è così, non ha confini rigidi, perché il laboratorio si adatta a chi è dentro il laboratorio, alla reazione di chi sta dentro il laboratorio. Rispetto è una parola sulla quale io ci mi sono basato quando si parla di gioco, il rispetto delle azioni degli altri. Faccio un laboratorio grafico, io lavoro con i bambini anche molto piccoli, gli do una serie di strumenti, il bambino prende il pennello, magari gli ho messo lo scopolino, che si faccia cose così standard, e invece di andare sul foglio va sulla parete. Allora che faccio? Rispetto alla sua libera scelta di sperimentare o lo blocco? Rispetto la sua azione? Anche se non mi piace, anche se non è quello che avevo pensato, il rispetto del giocatore è fondamentale. Sperimentazione, il laboratorio è sperimentazione. Provo, riprovo, riprovo ancora, cambio, prendo un altro oggetto, un altro gioco, un altro strumento. Un'altra parola, sulla quale ci abbiamo lavorato anche recentemente, non mi sbaglio. L'inclusione, il laboratorio è inclusione. In che senso? Che io devo costruire un ambiente, un laboratorio educativo che possa accogliere tutti. Non nessuno deve essere escluso. Per questo è un ambiente flessibile che si modifica nel contesto. Per questo il gioco e il laboratorio sono due ambiti che vanno particolarmente d'accordo. Andiamo avanti. Progettare percorsi ludici in educazione, abbiamo detto, io preparo un laboratorio ludico, un ambiente, perché il laboratorio non è solo fisico, è qualcosa di mentale, è il modo con cui io mi relaziono all'altro, che rende un'attività, un laboratorio, un'esperienza, un laboratorio. Quindi il laboratorio può essere la mia classe, può essere un ambiente extrascolastico, può essere la biblioteca, può essere qualsiasi cosa. Nel momento in cui io vado a progettare, mi devo fare delle domande. La progettazione sono tutte domande che il progettatore si fa. L'analisi del contesto. Con chi sto giocando? Chi voglio far giocare? Chi ho di fronte? Chi sono i miei giocatori? So come giocano. Voi sapete bene che ognuno di noi gioca in maniera diversa. Io e Daniele, per esempio, quando ci mettiamo a giocare, Daniele gioca un modo, io ho un altro stile, perché c'è la mia personalità, c'è le mie emozioni. Ognuno di noi è un giocatore diverso, c'è quello che guarda e all'inizio interviene poco, c'è quello che chiacchiera tanto, io, per esempio. Gioia di ruolo fatti con me sono un delirio per chi non ama la parte interpretativa, c'è quello aggressivo. Vi hanno capitato di giocare con un giocatore aggressivo e vuole vincere a tutti i costi? Penso ci siamo tutti. Faccio un'analisi del contesto. Sperimento con piccole cose prima di proporre un gioco più complesso. Cerco di capire quando lavoro con i bambini che tipo di competenze possiedono. Il gioco si va sempre a inserire su qualcosa che il giocatore almeno all'inizio sa già fare. Altrimenti è frustrante.
gli adulti mi possono mettere in gioco anche con ciò che non conosco, ma con un bambino, con un gruppo d'estranei, questo diventa pericoloso. Quindi faccio un'analisi del contesto, qualcosa che gli insegnanti fanno abitualmente, anche senza volere. Definisco gli obiettivi, qui si sta parlando di ciò che è didattica, di ciò che è educazione. Quindi vuol dire che io volontariamente ho scelto di usare una determinata metodologia. E la domanda è, ma perché sto usando il gioco? Qui sono un po' provocatoria, un po' cattiva. Noi abbiamo tante metodologie. Sei pronto? Noi abbiamo tante metodologie. Perché il gioco in educazione? Cosa mi dà che le altre metodologie non mi danno? Provocatoria vi dico perché il gioco è anche di moda. Ultimamente più che mai, quindi il rischio di usarlo in un contesto non adeguato o dove potrei usare anche altre metodologie, la domanda me la devo fare. No, infatti ti volevo fare un intervento perché ce l'ho, diciamo, capita spesso con le mie studentesse, immagino anche a te. Cioè molto spesso noi sopravvalutiamo il gioco e dicono bene, c'è il gioco e appunto il gioco funziona. Come dici te, cioè bisogna dire perché lo usiamo, capire se è lo strumento giusto e progettare spazi e tempi adeguati. Sì. Questa cosa qua è fondamentale, mi fa piacere che lo rimarchi. Sì, 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 io su questo sono sempre stata terribile, dicendo proprio perché lo vuoi usare? Perché le motivazioni che ci stanno dietro sono molteplici. Dicevamo al seminario precedente, il gioco non è la panacea di tutti i mali. Il gioco usato male fa male. Ma non fa male come si usa su certe tipologie di gioco, fa male all'apprendimento, che non significa che non si è appreso niente, eh? Significa che si sta in un pessimo rapporto con il gioco stesso. Spazio e tempo, come diceva giustamente Andrea, cioè il gioco va organizzato nel contesto. Se ho un'ora di tempo, non posso proporre un gioco che di media dura 65 minuti, ma nemmeno 50. Perché se è la prima volta che giocano, devono apprendere le regole, quindi ci vuole più tempo, no? Quando noi giochiamo in scatola, e giochi in scatola, la prima volta perdiamo tempo, che non è un perdere tempo, ma è apprendere il gioco. Quindi c'è la necessità di chiedersi perché lo faccio, andare oltre la moda del momento, perché c'è anche quella, ovviamente. Cosa voglio dal punto di vista proprio dell'apprendimento, per esempio, o in campo educativo, cosa voglio ottenere? Quali sono i miei obiettivi? Li dobbiamo dichiarare, così come facciamo quando facciamo qualsiasi forma di progettazione educativa. Perché voglio usare l'esperienza ludica in quel contesto? Il terzo sono gli strumenti. Come qualsiasi metodologia, come qualsiasi strumento che in innovazione, in didattica io posseggo, lo devo conoscere. E c'è la fregatura, lo dicevo prima all'altro incontro, il gioco si conosce per esperienza. Io riesco a trasmettere un gioco se l'ho giocato, se l'ho provato su di me. E allora mi facilita l'analisi del contesto, mi facilita per capire se è adeguato a quel contesto, perché io mi domando, ma che competenze che ci vuole per giocare quel gioco? Cosa devo saper fare? Perché altrimenti la frustrazione è dietro l'angolo. Dove posso spingere il mio gruppo? Partendo da delle basi che io conosco. Quale gioco? Perché guardate, si può giocare con tutto, diciamo, ma non tutti i giochi sono adeguati a un determinato contesto. Si può giocare con tanti giochi se io li so usare e li so calare nel contesto. Non tutti i giochi sono giocabili in determinati contesti. Tutti i giochi educano, tutti i giochi formano, io su questo ci credo potentemente, ma non si può giocare tutto da tutte le parti con tutti. Questo è un rischio, eh? È un rischio che si corre. Quindi, perché scelgo un gioco e non un altro? Ci abbiamo un problema, l'abbiamo parlato anche prima. Ci abbiamo l'innamoramento. Tutti i giocatori sono innamorati di determinati giochi.
Quando io all'inizio ho iniziato esortando ragazzi, c'ho un gioco fighissimo, è fighissimo per me. Magari a lei non piace, a Daniele non piace, a Andrea non piace. Quindi quando io uso il gioco dell'innovazione, devo fare un processo di critica nel mio essere innamorato del gioco, nella mia passione per il gioco, e uscire da questa mia passione per guardare il gioco di ruolo in particolare, in maniera obiettiva. Perché dico gioco di ruolo in particolare? Perché buona parte dei giochi di ruolo, soprattutto quelli che noi andiamo a proporre ai ragazzi, richiedono l'interpretazione, richiedono il vero mettersi in gioco, al di là delle meccaniche pure di un gioco. E quindi va molto a toccare il soggetto. E lì c'è un'attenzione e una delicatezza particolare, non uso la parola delicatezza a caso, è proprio io che propongo un gioco di ruolo, io che propongo un gioco in generale, entro nel contesto in punta di piedi. Altrimenti rischio che il gioco non funzioni e che i miei obiettivi non funzionino. Poi io qui non ce l'ho messo, c'è tutta la parte di debriefing, no? Parliamo insieme del gioco con i giocatori, è qualcosa che tutti i giocatori fanno in maniera diversa secondo il contesto. Lo facciamo anche quando giochiamo a casa intorno a un tavolo, non è niente di straordinario. In innovazione ha un senso ovviamente diverso. E ricordiamoci che quindi, così qua questo la palla a Daniele, che entra nello specifico del gioco di ruolo che noi abbiamo usato per un progetto formativo. Non è detto che ciò che piace a voi piaccia a tutti. Ognuno di noi ha le proprie preferenze, così come ce l'abbiamo per il cibo, per i libri, per il cinema, ce l'abbiamo anche per il gioco. Poi posso anche dire proviamoci. Questo non ce l'abbiamo inserito, ma il modo in cui propongo il gioco permette anche a chi non ama quel gioco di avvicinarsi. Io racconto sempre l'episodio, non amo i giochi matematici, ho un problema con i giochi matematici, ognuno ce l'ha suo. E quindi io non volevo nemmeno provarli. Era un evento e c'era Enio Perez che faceva la parola di matematici, giochi matematici. Beh, Enio mi ha fatto giocare ai giochi matematici, ma perché è entrato nel mio rifiuto in punta di piedi. Perché qual è il problema? Che noi siamo abituati, i nostri bambini crescono in questo contesto, ad essere giudicati. Quindi io non so giocare a quei giochi, non sono capace, sono un adulto, figuriamoci, se gioco male, questo è un problema, perché il rapporto tra gioco e relazione ci fanno vivere spesso fin da piccoli. Il gioco non si giudica. Non si giudicano le azioni dei giocatori, si accolgono. Ricordatevi la libertà del laboratorio di cui prima. Quindi l'errore. L'errore è un mondo di possibilità. Non esiste l'errore nel gioco. L'errore mi serve per ricominciare. Mi serve per migliorare, perché magari ho capito la regola, ho capito la strategia. E io penso già di strategia, perché sono un cane, quindi mi ci vuole un sacco di prova e riprova, no? La prova d'errore tipica del mondo dell'apprendimento. Non si giudica. E quando gioco di ruolo, soprattutto con i ragazzi e con i bambini, accetto le scelte che il giocatore fa, anche se non mi piacciono, anche se mi turbano. Facciamo sempre l'esempio con Daniele della giocatrice che decide di fare l'assassino. Io l'ho giocato tante volte l'assassino. E che mi stupisce o mi sconvolge perché improvvisamente arriva, prende l'accetto e taglia la testa all'altro giocatore. Sono in un contesto innovativo, non sono a casa mia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una scelta, una libera scelta. Anzi di più, ha fatto una libera espressione. Se io mi metto a giudicarlo a dire no, ma non si fa, ma che stai facendo? Il gioco finisce, il gioco è finito. Grazie mille, passo la palla a Daniele per la prima volta che non chiede qualcosa lontana, e dicevo, però
secondo me tu hai fatto un'osservazione, poi passare la parola a venire, è molto importante. Cioè, tu conosci il gioco, ne conosci le possibilità, ecco, secondo me il buon lavoro del docente che progetta è dire lascio il meno possibile all'imprevisto, cioè questo imprevisto, tu che conosci il gioco, l'hai immaginato che possa succedere, cioè il meno più possibile dobbiamo evitare di essere spiazzati dalla scelta. Qui c'è questa scelta che speriamo che non succeda, ma dobbiamo il più possibile, conoscendo il gioco, essere pronti a vedere. Questo è quello che penso. Sì e no, allora, questo è un tema molto interessante. Sì e no, perché l'imprevisto mi può, posso, lo accolgo sempre, questo lo sai, può portarmi su un livello superiore, cioè può farmi scoprire qualcosa di nuovo, può accendere la riflessione ulteriore. È ovvio che nell'immaginare della mia progettazione ci può stare. Però guardate, nel momento in cui, anche se lo faccio in campo educativo, non provo più lo stupore di ciò che succede nell'ambiente ludico, il rischio è che diventi meccanica pura. È vero, ci spiazzano. Io uso bambini in giochi anche motori, mi hanno fatto delle scelte assolutamente fuori dal mondo. Però da lì si riparte per riprogettare e dire cos'è che non ho pensato? Nel momento in cui non mi stupisco più è diventata mera meccanica e questo significa perdere anche il grande valore formativo per noi che lo proponiamo del gioco stesso. Allora, bene, oggi io vi ho portato, diciamo, come seconda parte di questo nostro incontro assieme, un gioco che si chiama Lost in the Fantasy World, questo qua è il manuale, potete vederlo. Lo faccio vedere anche, diciamo, in taglio, perché è significativo, soprattutto per chi è un insegnante. Ok, si vede, perfetto. Allora, vediamo se ci ho scrollato la prova del... non è facile, però partiamo. Allora, Lost in the Fantasy World, appunto un gioco, è uscito, diciamo, appunto recentemente, nel 2019, mi dico un po' la sinossi in segoni, poi andiamo a smontare pezzo per pezzo, perché la cosa che ci interessava portarvi in questo incontro è che cosa, diciamo, concretamente noi facciamo a livello di progettazione quando scegliamo un gioco e decidiamo di dedicare la sua implementazione a un contesto. Quindi andiamo ad analizzare le meccaniche ed andiamo ad analizzare le meccaniche, le possibilità che queste meccaniche possono offrire al di là di quella che è la componente di intrattenimento, di divertimento. Questo non è un gioco educativo, è un gioco di ruolo pensato appunto per essere svolto a casa, in un'associazione, non è appunto un gioco pensato con queste finalità educative. Però, dato, diciamo, il background che possiamo avere in ambito appunto sociale, psicologico, pedagogico, anche di discipline, quindi c'è la possibilità di individuare attraverso le meccaniche del gioco un livello che ci permette di implementarlo a scuola e di raggiungere certi obiettivi progettuali attraverso appunto un media differente, che è quello del gioco di ruolo. Ora, questo è un gioco appunto che sostanzialmente racconta la storia di dei ragazzini che varcano la soglia di un gioco fantastico, quindi un mondo magico, e che si trovano appunto armati di questi artefatti che possono essere di tre bizzarri, che sono artefatti magici, li vedremo, e con questi artefatti che sono stati donati loro da un mentore devono riuscire a ritrovare la via di casa. Ora, come vedete qui vi ho messo un pochino le parole con cui viene definito il gioco dall'autore, quindi proprio in due righe quello che è sintesi del gioco, una sintesi che è già abbastanza chiara, nel senso che come vedete ci sono tutti gli elementi che vi ho introdotto e questa è anche una chiarezza importante perché ci permette di individuare immediatamente qual è il setting del gioco. Allora, questo appunto è l'autore, Gioco Noghiera, e la scheda tecnica del gioco che ve l'ho messa appunto per darvi appunto qualche coordinata. Come vedete è un gioco che è stato portato in Italia appunto nel 2019, Dungeoneers Games and Simulation nella terra dei giochi, e fondamentalmente questo gioco arriva da questo, cioè è un po' complichevole. Sono 4 pagine di gioco, queste sono tutte le regole di cui avete bisogno per giocare. In questa edizione italiana è stato aggiunto qualcosina, cioè molto tabelle modulari, che vi
permettono di gestire la creazione dei personaggi, la creazione delle avversità, quindi sia degli ostacoli che degli avversari. Però nasce tutto da qui, da un gioco che l'autore ha sviluppato per giocare con la sua famiglia. Poi è stato evoluto appunto nella versione italiana, che come vi ho fatto vedere è piuttosto, diciamo, esile e agile. E poi c'è stata anche la versione Kickstarter, come vedete cambiano un po' le estetiche dei riferimenti, il gioco è stato pensato, la sua premessa è che si è ambientata negli anni 80, cosa che tra l'altro adesso per Stranger Things è anche abbastanza di moda. Nella versione invece del Kickstarter dell'anno successivo, come ho detto, l'immaginario cambia, si colora un po' di più, diventa qualcosa più legato a un immaginario unico. E già questo è indicativo del fatto che anche l'ambientazione, quindi di partenza, potrebbe cambiare in virtù delle nostre necessità progettuali. E purtroppo non ci sono regole e meccaniche che ci obbligano a partire dagli anni 80. Vogliamo analizzare un periodo storico? Possiamo studiarlo e possiamo immaginare di essere ragazzini che trovano un mondo fantastico, per esempio nel Medioevo. E il mondo fantastico è altrettanto uno spazio in cui immaginare un altrove che possiamo creare noi. Un mondo dei numeri, per esempio, o magari ancora un mondo futuristico, qualcosa che verrà. Quindi ci sono temi come legati, per esempio, anche all'educazione civica, o per esempio alle scienze. Nulla ci chiede di creare un mondo fantastico che potrebbe essere magari una galassia lontana, e andare poi volta per volta a vedere le varie sessioni di gioco, come sono questi pianeti. Dove lo utilizziamo? Questo è un gioco che ha un regolamento molto snello, molto semplice. Si può intavolare, giocare e diciamo che la curva di apprendimento del gioco è abbastanza breve per il giocatore, nel senso che si impara presto. Con una sessione già siamo nelle regole basi e con la giusta sperimentazione, quindi vedremo poi nella presentazione degli strumenti per facilitare l'apprendimento del gioco, si può imparare facilmente a padroneggiare il gioco con 4 sessioni, quindi nell'arco di una sessione alla settimana, fa un mese, che i ragazzi possono già giocare ed eventualmente provare anche mettersi nei panni del master, qui ha un nome particolare che si chiama Mentore ed è il personaggio appunto del narratore, quindi una parte anche di relazioni con i ragazzi in gioco. Noi l'abbiamo utilizzato appunto nelle nostre attività, nella scuola, diciamo, primaria, l'ultimo anno, e nell'arco di tutta la secondaria del primo grado. Quindi dalla quinta elementare sostanzialmente alla terza media. L'ambientazione, già un po' abbiamo parlato, entriamo nei dettagli. Queste sono le parole dell'autore. E come vedete, Lost in the Fantasy World è un gioco di avventura, già capiamo il genere, dove i giocatori appunto assumono il ruolo di ragazzi che vengono dal nostro mondo, quindi c'è un punto di partenza che è il nostro mondo. E questo non è trascurabile perché, oltre ad essere un'occasione per, come dire, pensare a uno spazio che nel mondo fantastico può diventare qualsiasi cosa, ma i personaggi vengono dal mondo reale, quindi parliamo di coetanei, di persone che hanno la stessa età dei giocatori. E se vogliamo ambientarlo nella contemporaneità, possiamo anche mettere in discussione un po' il gap generazionale. Magari i ragazzi che hanno un cellulare, magari saranno videogiocatori, non saranno più l'iPhone, hanno eccetera eccetera. Qui la premessa è diversa. E essendo i ragazzi che giocano, essendo appunto i personaggi, quei ragazzi, i ragazzi che giocano hanno la possibilità anche di giocare con i personaggi fondamentalmente come se fossero simili a loro, oppure prendendo spunto dalla loro realtà quotidiana. Mi piace, per esempio, che il mio personaggio assomigli a, non so, mettiamo, una persona che conosco. Posso recuperare un aspetto, magari da quello. Vorrei essere un giocatore, mettiamo, di Reddit? Bene, lo posso fare. Proveniamo dalla nostra mente e possiamo implementare questo tipo di caratteristiche. A un certo punto però veniamo trasportati in un mondo magico e il mondo magico, come vedete, appunto, ha magia che mostra altro coordinato per utilizzare appunto l'allestimento del mondo magico che offre notevoli possibilità soprattutto per l'inserimento di contenuti di apprendimento. Ora, questo gioco è fondamentalmente utilizzabile sia come
gioco per fare one shot, quindi pratiche autoconclusive, molto agile e veloce, ma anche per fare campagne. E questo permette anche di dare continuità allo sviluppo dei personaggi, che tra l'altro avviene con un sistema che non prevede l'incremento dei punteggi, ma attraverso la posizione in particolare punti, che si chiamano punti di avversità, che si ottengono quando qualcuno fallisce una prova, questi punti possono essere presi per acquistare parole che vadano ad arricchire gli scrittori delle schede dei personaggi. Poi vedremo, quindi un giocatore di rugby potremmo aggiungere un'altra parola oppure creare un nuovo campo. Questo arricchisce anche un po' l'identità di questi personaggi, che possono nascere come semplici, diciamo, macchiette, ma che attraverso un gioco, soprattutto una campagna, possono evolvere e svilupparsi. E montando quindi devono ritornare nel loro mondo reale, questo aspetto è interessante, perché chissà come il mondo fantastico li cambierà e li restituirà poi alla loro quotidianità. Ecco qui alcune premesse del setting, come vi dicevo, le abbiamo un pochino esaminate. E fondamentalmente arriviamo alla parte delle regole. Le regole sono poche, però sono significative. Io parto dal presupposto, diciamo, di un concetto che nel design dei giochi di ruolo moderni è abbastanza importante, ossia che un gioco ha le sue regole. Se un gioco mi dà delle regole per fare una certa cosa, allora quella cosa io non posso fare. Se il gioco non mi fornisce delle regole, allora io posso fare comunque quella cosa, però il gioco non mi sta più supportando. Traduco, diciamo, attraverso un esempio che può essere magari più, diciamo, efficace. Io posso provare a utilizzare il piede per aprire la porta della mia macchina, o posso prendere un piede di corpo e forzarlo. In entrambi i casi entro in macchina. Però un conto è se riesco a farlo attraverso un supporto, se è economico. Un conto è se devo metterci del mio e devo andare a colmarlo. E in una dimensione di progettazione per l'educazione, questo può essere qualcosa di molto gravoso e anche di molto rischioso per un docente, soprattutto se è una persona che magari non conosce già più di ruolo, ci si approccia per la prima volta. Quindi un regolamento che mi supporta è un regolamento che in un certo senso, come diceva prima Andrea, non mi lascia in panne. Poi c'è sempre un gioco di ruolo di dimensione fluida, pragmatica, che è bene che ci sia, perché ci dice qualcosa su quello che stiamo facendo assieme, come comunità che in quel momento condivide un tavolo e gioca assieme. Però avere un supporto che mi sta anche dicendo che cosa stiamo facendo è importante. Questo gioco parla quindi di bambini, parla di bambini che vanno in un mondo magico, che devono ritornare a casa e che devono vivere un'avventura. Questa premessa, se la condividiamo, possiamo allora giocarsi in questa avventura e vedere come questi bambini sviluppano i loro legami. E il gioco ci dà una mano in questo. Qui, appunto, sempre le parole dell'autore, cosa che abbiamo appunto già citato, c'è l'aspetto appunto degli artefatti magici. Sono una carica importante all'interno del gioco e danno un tocco magico, ma personale, a ogni scheda. Allora, partiamo dai tratti. Ve li faccio vedere. Allora, questa è una scheda, diciamo, rivisitata da me, la scheda del gioco originale leggermente diversa. Come vedete, innanzitutto è molto, come dire, sintetica. Abbiamo il nome, abbiamo un concetto e abbiamo una frase di tipo che ci serve un po' ad inquadrare il tipo di personaggio che stiamo giocando. E poi ci sono quattro tratti che poi li messi tra perché facevamo sessioni con un limite di tempo e quindi abbiamo reso un pochino più semplice e riassunto. I tratti, come vedete, non sono numeri. Sono frasi che decidete voi e queste frasi sono basate su appunto degli scrittori, perché ha familiarità appunto con il mondo dei giochi di ruolo. Questo è un tipo di concetto molto simile agli aspetti che sono presenti in Fate. Quindi io non tiro semplicemente un dado per ottenere un risultato che mi fa superare una prova, io devo pensare come approcciare il problema sulla base delle mie qualità. Il gioco fornisce varie tipologie di tratti, non vi dice scegliete quelli che volete, vedete come va, perché magari se mettete un certo tipo di tratti, tutti simili o uguali, potete approcciare un certo tipo di problemi. Vi dà diverse possibilità, prima una qualità personale, sono forti in qualcosa, sono agile, sono intelligente, sono stupido, sono scaldo. Poi un oggetto, qui abbiamo nella scheda di Astrid la pallina di Olaf.
Poi, appunto, un compagno di viaggio può essere un animaletto, anche un animaletto fantastico. E poi qualche cosa in cui siamo bravi, una competenza specifica o una conoscenza. Astrid, per esempio, è anche ingresso di massa comune. E l'ultima cosa, una cosa molto interessante, è che è possibile inserire tra i tratti una relazione con un altro dei personaggi giocanti. Che non deve essere necessariamente positiva, può essere anche invidia, può essere paura, può essere tante cose. Quindi c'è spazio anche per approfondire i legami relazionali. E questa cosa non è secondaria, perché quando approccio un problema, se decido di usare quel tratto, mi sto anche relazionando con l'immagine che ho io del personaggio di un altro giocatore. E questo è molto interessante, contando che questi tratti, come vi dicevo, potrete evolverli e modificarli. E sono passepartout, quindi ogni situazione che vi presenterà, prima di lanciare i dadi, dovrete decidere come approcciare il problema con uno di questi tratti. E questo aspetto è interessante, perché ciascuno dei giocatori dovrà farlo. E non si tratta di un tiro e basta, si tratta proprio di leggere il problema e decidere tra le varie possibilità che io ho a disposizione come approcciarlo, contando che nessuno è sbagliata e potenzialmente tutte possono essere interessanti. E qui si vede un po' come emerge anche lo stile di gioco di ciascuno dei ragazzi in tavola. Inoltre, i tratti sono anche, diciamo, i vostri punti di vita, vogliamo usare un termine insomma classico. Questa è una piccola scheda che ci introduce il motore di gioco. Si vedono i dadi da 6 per giocare, ne bastano tendenzialmente 3. Si tira sempre un dado da 6 ogni volta che si approccia una sfida. Una sfida è una situazione incerta, in cui c'è bisogno della vostra azione, della vostra proattività personale. Non deve essere necessariamente un'azione in cui c'è una dinamica di conflitto fisico, perché i vostri difensive wall permette di giocare sia avversari ma anche ostacoli, quindi potrei avere un ponte tibetano con i corpi sfilacciati come uno stregone malvagio, o anche un drago biglione che dorme in un avversario. Il mondo lo creiamo noi, quindi anche tutti i vari personaggi che ci sono all'interno sono una derivazione della nostra progettazione. Se nel mondo dei numeri, quindi il vento, i numeri dispari sono tutti riuniti in una piazza, sono tutti belli stigolosi o assunti, devo passare per raggiungere un'altra parte, devo inventarmi qualcosa perché magari resto incastrata tra le loro forme. E in questo caso, per esempio, nel personaggio di Astrid, ciascuno di voi nel giudizio di tratto si potrebbe fare un'idea di come affrontare questa situazione. E come vi dicevo, si tira un dado da 6. Si aggiunge un secondo dado da 6 se riuscite a portare in gioco il vostro oggetto incantato. E se riuscite a coinvolgere uno o più dei vostri tratti, ottenete anche un più 1. Tirate i dadi, vedete quale dei risultati è migliore e tenete quello come risultato della prova. Addizionate i vostri tratti e a questo punto avete il vostro risultato. Se è maggiore rispetto a quello ottenuto dal narratore, avete vinto. Decidete come va la storia, cioè voi avete autorità narrativa, quindi cominciate a raccontare quello che succede. E questo vale in gioco, questo è quello che accade in gioco. Voi fate una scelta e la scelta è fatta su tutta la storia. E questa è una cosa particolare, non la fanno tutti i giochi. Cioè un narratore, a un certo punto voi prendete le redini e raccontate. Se pareggiate, invece, perdete un tratto, sia voi che il vostro nemico. I tratti che avete a disposizione sono 4. Una volta finito, il vostro personaggio incappa in dei guai. Diciamo che esce temporaneamente dal gioco. Se perdete, ovviamente perdete un tratto. E quindi sceglierete voi, se nella parità che nella sconfitta, quale tratto togliervi. E questo riduce anche le vostre, diciamo, possibilità poi di agire sul resto della storia. Perché se per esempio Astrid perde la pallina di Olaf, magari non potrà più usarla in avanti, quindi vi è richiesto, è come un palo di bottiglia, la vostra creatività deve basarsi sui tratti che vi restano. E quindi questo vi spinge ancora di più ad elaborare le situazioni, a cercare di trovare il mandolo della massa.
L'oggetto incantato. L'oggetto incantato appunto è un oggetto particolare, personale. Astrid, per esempio, è il suo cane, che nel mondo fantastico può diventare piccolissimo o gigantesco. Ognuno di voi, quando crea il personaggio, sceglie il soggetto incantato e nell'arco del gioco viene sviluppato tra i suoi poteri e aumenta. Per esempio, il cane potrebbe, magari, non so, non perdere mai nessuna traccia, oppure anche diventare un cane volante. O diventare morbidissimo, così se cadete nell'arte, anziché caduta morbida, avete un altro morbido sul cane morbido. Per cui avete diverse possibilità di sviluppo e gli oggetti incantati sono appunto spesso risolutivi. Quindi un altro livello per pensare come approcciare un'azione in combinazione con un tratto. Come vedete, già queste cose non sono cose banali per un bambino, per un ragazzino, nemmeno per un adulto, perché richiede un sacco di creatività. E si incastrano tutti insieme. E il gioco vi dà tutta questa roba e vi permette di fare costantemente questo esercizio in una dimensione che è fluida, cioè non è mai imbrogliabile. Io ti faccio una domanda che può aiutare chi sta ascoltando, perché magari voi l'avete scontato, ma questo progetto in generale, questo sistema di giochi specifico, su che target scolastico l'avete rivolto? Perché magari voi l'avete dato per scontato, ma si parla di primaria, secondaria, primo grado, secondaria, secondo grado. Sì, no, come dicevo prima, della quinta elementare alla terza media. Esatto, sì, della quinta elementare alla terza media. E con gruppi misti, peraltro, cioè come fare questa domanda, con gruppi misti anche con ragazzi di quinta elementare e ragazzi di prima, seconda, terza media. Ecco, questo aspetto secondo me dopo magari ci concentriamo, sì, perché l'aspetto del gruppo misto è una modalità didattica molto interessante, che esce un po' dagli schemi, non so se andrebbe valorizzato. Sì, sì, no, anche perché in questo modo le narrazioni dei bambini piccoli e dei bambini più grandi, come dire, si impastano assieme. E anche l'immaginario di riferimento rende giovane, perché viene fuori qualcosa che magari parte dal loro immaginario, che può essere legato magari in questo momento specifico, non so, a quei supereroi, spesso viene fuori. In realtà c'è anche una componente orrorifica che molto spesso emerge, diciamo, soprattutto per i ragazzi delle medie, questo interesse, però si crea qualcosa di nuovo, si crea una connessione. Punti di università. Romina diceva, sbagliare è qualcosa di prezioso. È vero che questo gioco vi dà la possibilità di valorizzarlo. Ogni volta che perdete, voi acquistate un punto di università, e questo punto di università lo potete spendere in due anni. Il primo è durante l'avventura. Ottenete un bonus, un più uno. Ogni volta che agite, potete decidere di gioco questo punto università per riuscire ad avere un impatto significativo su questa scena. Contando che questo è un gioco che ha una variabilità tra 1 e 6, fare per esempio 5 più 1, 6, vi porta al massimo, diciamo, dei risultati che può ottenere, che potete ottenere con il dado. E inoltre, come vedremo, questi bonus sono accumulabili. Quindi molto spesso, mettendoli da parte per agire in momenti significativi, magari verso la fine avventura, quando avete beccato varie batoste e vi ritrovate con di fronte all'avversario che ve le ha date, potete ammonticchiare la vostra pila di risorse e spenderla per essere determinanti in un momento molto importante. Se ritenete con voi, invece, potete salire di livello e quello che succede è che in base a quanti ne avete potete aggiungere nuove parole ai vostri. Oppure allungare, diciamo, la vostra frase o creare proprio un nuovo tratto e quindi arricchire le vostre possibilità anche la durabilità del vostro personaggio in un'avventura, perché ogni tratto è ovviamente un punto. Una delle dinamiche più interessanti che ci sono è quella dell'aiuto. L'aiuto, diciamo, che in questo gioco è la dinamica principale. I personaggi possono agire assieme. Cioè, i giocatori si prendono il rischio di collaborare, tirano tutti i dadi, tengono il risultato migliore. Però, in questa particolare situazione, possono prendere tutti i loro tratti, tutti quelli che riescono a mettere insieme, e ottenere un più uno. E che vuol dire che, se siamo per esempio noi tre, mettiamo, tiriamo tutti assieme i dadi, se Romina mette due tratti, viene mettere uno, e Andrea un altro, teniamo più quattro, e possiamo arrivare per esempio a numeri considerevoli, come 9 e 10, che sono numeri grossi,
rispetto alla possibilità per un singolo personaggio. Inoltre possiamo combinarli con il punti avversità e con altre, diciamo, meccaniche che aggiungono bonus. Quando facciamo questa cosa, però, la narrazione viene costruita da noi tre assieme. Dobbiamo prima metterci d'accordo su come creare una catena di collaborazione. E in questo modo il turno, che di solito nei giochi di ruolo è una cosa abbastanza da 7:30, cioè quando io il turno che sei tu, eccetera, eccetera, diventa un momento di confronto, di dialogo, in cui però se abbiamo successo, abbiamo scritto la storia insieme, per tutti e tre in un solo momento. Quindi cosa succede? Che puntando molto su questo, collaborare diventa appetibile perché diventa quasi una matematica delle collaborazioni. Ho più opportunità di superare questa prova. Oltre ad essere appetibile è entusiasmante, perché piano piano che si conoscono i personaggi, e anche, come dicevo nel precedente seminario, guardo più la mia scheda, guardo quella degli altri, perché devo creare delle combinazioni, suggerirgli oppure dire c'è qualcosa di meglio. E soprattutto dobbiamo arrivare poi a un punto di incontro, cioè dobbiamo essere d'accordo su come procedere. Questa è una delle meccaniche più importanti, che diventa, in piano con la pratica, il modo in cui viene giocato questo gioco. Nella narrazione condivisa, come vi dicevo, abbiamo già parlato, nel senso che la narrazione appartiene a tutti e per regolamento, se avete successo, il testimone è vostro. E raccontate voi le storie. Come vi dicevo, poi c'è questa figura del mentore, che di solito è la figura che viene identificata con il Game Master. Il mentore è un ruolo particolare, perché è sia, diciamo, il giocatore che è responsabile delle regole del gioco, ma è anche un giocatore con un personaggio. Un personaggio che ha portato qui i bambini per risolvere dei problemi, gli ha donato gli artefatti che possiedono per aiutarlo a risolvere sostanzialmente una difficoltà che è presente nel suo mondo. Ed è un ruolo di guida, non è solamente un ruolo, diciamo, di gestione dei personaggi giocanti del mondo. Io posso creare un mentore, cioè immaginiamoci un personaggio che potrebbe essere, non so, il vecchio guerriero che ha visto da parte le armi, che ormai è stanco, e in certi momenti arriva in gioco e i giocatori ci interagiscono come se fosse a sua volta un giocatore di quel mondo, a parte di quel mondo. E questo è un aspetto interessante nell'ambito della progettazione, perché è avere un personaggio un ruolo asimmetrico rispetto ai bambini, ai personaggi del gioco, permette una transizione più facile a quei genitori che magari si trovano per abitudine, perché il nostro contesto istituzionale scolastico funziona in modo asimmetrico, gli permette di vestire i panni di giocatore sapendo che comunque sono delle guide. E questo per il design del gioco. Non gli viene chiesto di andare immediatamente sul livello di qualità con i giocatori, e questo facilita la transizione nel gioco, che spesso può anche un po' spaventare quando ci si trova soprattutto in un contesto imprevedibile come il gioco dei ruoli. Ma una cosa che permette di andare oltre è che il ruolo del mentore, quando i bambini imparano a giocare, può essere dato loro, può essere consegnato loro, e questo crea un ribaltamento. Quindi potete giocare con loro e loro possono, diciamo, almeno assaggiare una parte delle responsabilità che una persona che fa la guida agli altri si trova a dover gestire. E quindi questo, come scrivevo nella slide, secondo me è una cosa abbastanza importante, è uno spazio di incontro per, sul piano ludico, quindi di gioco, dove entrambi abbiamo altri problemi rispetto a quelli che possono essere le sfide che ordinariamente incontriamo a scuola. E tutto questo ci conduce anche verso il nuovo termine del gioco, perché poi va bene, il gioco è piccolo, sottile, quattro regole, almeno io ve le ho spiegate, nonostante l'ora, per cui, come dire, è molto facile. Però noi abbiamo classi 20, 25, talvolta anche 30 persone, facciamo giocare, se ci mettiamo tutti in cerchio e facciamo questa cosa. Il gioco sulla regola, diciamo, sul manuale dice fino a 10 giocatori, secondo me è molto audace scriverlo. Però fino a 5-6 si può gestire, vedo qualcuno che capisce, e si può fare creando dei piccoli gruppi. Quando i bambini imparano a giocare, la classe può essere suddivisa in gruppi. A
quello che noi stiamo cercando di fare con uno dei nostri progetti. Grazie Daniele dell'ottima spiegazione. Io prima di lasciare domanda al pubblico ne avevo alcune io, perché come vedete sono molto stimolato e incuriosito da questo progetto. Il primo in parte l'hai risposto ed è come ci si approccia con il gioco dei ruoli in generale e con questo progetto specifico con il gruppo classe, perché è chiaro che dal punto di vista del docente quello che il docente ha da gestire è il gruppo classe di solito di 24 o più persone. Quindi la prima domanda è diciamo, l'intervento dell'esperto esterno deve essere un avvio del progetto, ma poi bisogna creare i docenti autonomi e le classi autonome per portare avanti la cosa. Quindi la risposta, cioè, come si affronta il gioco di ruolo il problema del classe. Quello che abbiamo fatto per questo progetto è incentrato proprio sulla formazione dei docenti, cioè sul dare lo strumento gioco di ruolo ai docenti stessi, perché altrimenti rimane l'intervento bello, bellissimo dell'esperto esterno, ma che non entra mai nella metodologia all'interno del mondo educativo, del mondo scolastico. Abbiamo formato gli insegnanti, abbiamo fatto giocare gli insegnanti, che è stato bellissimo, è stato Daniele, nel senso perché io non faccio mai il master, lo fa sempre lui. E io sempre sono famosa per questa cosa, una vita di giocatrice di ruolo, ma master mai. E gli insegnanti si sono scoperti all'interno del gioco e per me è stato già un grande raggiungimento, una vittoria. Nella fase che stiamo vivendo adesso è quella di sostenere gli insegnanti coinvolti nella formazione nel, passiamo il termine, insegnare a far giocare. Cioè c'è appunto l'esperto esterno. Siamo supportati dalle associazioni ludiche del territorio, perché il progetto è nazionale, e che andranno gli insegnanti e ognuno di noi a far giocare i ragazzi con gli insegnanti che prima faranno per un breve momento gli osservatori, ne parleranno con i formatori e poi faranno giocare i ragazzi, così da fargli acquisire le diciamo, competenze da giocatori di ruolo, perché da passaggio da giocatori di ruolo a mentori in questa fase, visto che ha questa meccanica particolare il gioco. Sapevo che il discorso, se non lo provo, il gioco lo so poi spiegare o fare, in qualche modo. Sempre per venire incontro alle esigenze degli insegnanti, questo gioco è un gioco dove la creazione del personaggio può essere fatta tirando semplicemente due dadi da 6. Avete tabelle su ogni cosa, per creare ogni tratto, per creare ogni avversario, per creare lo stesso mentore. È un gioco modulare, si può generare costantemente e quindi c'è un supporto all'interno sempre del manuale. E in caso di stati, come spesso accade, basta aprire una pagina qualsiasi, tirare i dadi e quelli ci guidano e ci possono anche sorprendere. Per cui, oltre ovviamente a dover far giocare e sperimentare l'attività, c'è anche, come dire, la sicurezza di non essere abbandonati dal gioco stesso, proprio che dalla formazione dove si capiscono le proprie gambe. L'altra domanda, cioè sono due domande in realtà. La prima è, ovviamente io sono diciamo più esperto sul gioco da tavolo che gioco di ruolo in ambito didattico, e una cosa che dico sempre agli insegnanti è che giustamente devono diventare giocatori e provare vari sistemi. Allora, mentre nel gioco da tavolo questa sperimentazione che gli si chiede è anche possibile, con il gioco di ruolo immagino che il lavoro grosso sia stato da parte vostra di selezionare un sistema di gioco che potesse funzionare e decidere quello, cioè ce ne sono tante, ma la mia domanda è che tipo di ricerca avete fatto, perché avete selezionato quello, al di là che io diciamo da giocatore lo capisco nel momento in cui ho fatto l'ispirazione, però ecco, come lo spiegate agli insegnanti che hanno avuto questa selezione, quali sono le punti forti, diciamo, che mi ha fatto comprendere per questo sistema di gioco. Io ti do la risposta di Dante, ma e Daniele ti dà quella ludica. Quando è venuto fuori questo progetto, ci hanno messo in progettarlo, quando ci hanno detto, guardate, il target degli insegnanti sono gli insegnanti di scuola primaria e di primi secondaria di primo grado, abbiamo perso 5 punti di vista, perché è completissimo, ve lo potete immaginare. Oltretutto abbiamo coinvolto, non con questo gioco, con un altro,
perché abbiamo davvero anche gli insegnanti di prima, seconda e terza elementare, no? Secondo il vecchio modo di dire. E ci siamo fatti un sacco di domande, a partire da quelle proprio che ci hanno anche messo in crisi. Ma giocare di loro con bambini così piccoli, perché hanno già il gioco di immaginazione, hanno già il gioco di finzione, no? Cosa mi dà il gioco di loro in più? E quindi abbiamo come selezionare gli obiettivi. Abbiamo un target di insegnanti che non necessariamente sono giocatori, giocatori di ruolo in maniera particolare. Avevamo delle esigenze, poche regole, come si fa con i neofisi? Non li dai mica la campagna, non li fai mica fare una campagna di anni, la fai quando ormai sai cosa parli, non gli dai nemmeno un regolamento con 150 regole. Che gioco con la memoria si gioca da pausa, bene, no? La questione delle regole. Quindi poche regole centrate sulla narrazione con un'ambientazione non rigida. Avevamo un po' pensato, perché didatticamente aveva un senso, era facile, tra virgolette, da sperimentare per gli insegnanti, ma era replicabile. La scelta l'unica che aveva raccontato. Sì, no, in realtà comunque diciamo, siamo partiti dal presupposto che gli insegnanti hanno sempre un sacco di cose da fare e insomma, la campagna si va a casa, però in realtà non è finito niente, poi ci sono un sacco di attività che vengono dovute. Quindi bisognava innanzitutto occuparsi un po' dell'autonomia di questi giochi, cioè dovevano essere tagliati per le loro esigenze. Non gli si poteva chiedere di fare uno sforzo che andasse ad appesantire ulteriormente ciò che già insomma sta crescendo nella giornata. Serviva piuttosto qualcosa che li potesse entusiasmare perché permetteva diverse diciamo, possibilità, aprire diverse porte sia a livello di apprendimento che a livello educativo. E soprattutto rendeva la classe partecipe di un'attività in modo diverso, in modo tale anche da creare un tipo di relazione che potesse seguire un percorso magari poco frequente, poco battuto nelle altre scuole. Il gioco che abbiamo lasciato per i piccini è un gioco infatti che non presenta una componente motoria, ma la componente motoria l'abbiamo studiata, l'abbiamo implementata. E quindi diventa un gioco che addirittura può giocare un'intera classe di 20 persone e che attraverso l'apprendimento di gruppo poi può essere, diciamo, suddiviso in piccoli gruppi di classe e portato in base poi alla capacità di autoregolazione che hanno i vari gruppi e di apprendimento sul gioco anche a essere gestito da questi bambini. Quindi la prima cosa era come possiamo aiutare gli insegnanti a fare completamente questo esperimento. L'ultima domanda io poi lascio al pubblico perché ci fanno segno che non abbiamo discutendo. Esatto, è proprio il fatto, la libertà per la mia esperienza all'inizio per gli insegnanti è preoccupante. Quindi immagino che sicuramente in questo progetto voi abbiate anche preparato una serie di scenari, avventure già pronte, da dire che lo do in mano e lo fate. Allora, con gli insegnanti all'inizio no, dovevano secondo noi sperimentare la bellezza di trovarsi disarmati di fronte al gioco, perché è importante che non edulcoriamo questa cosa, nel senso che il gioco è fluido e quindi ci sono mille possibilità. Mi sono sbagliato, una cosa con cui abbiamo parlato con loro è perché non ho un'idea di come può andare una storia. Nel gioco di ruolo ci giochiamo tutti a quella storia, partecipiamo tutti. Tenete le vostre aspettative come fantasmi all'orizzonte. Se raggiungiamo tutti lo stesso, allora diciamo che gli diamo un corpo, gli diamo un aspetto, gli diamo un'immagine. Quello che abbiamo fatto dopo, quindi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, che non è stata facile perché ovviamente ha richiesto uno sforzo emotivo molto grande per loro, gli abbiamo fatto vedere come questa esperienza, alla luce di tutti gli aspetti del gioco propone, però dopo aver giocato, può essere ricostruita e quindi organizzata, senza però vincolare la libertà dei partecipanti. Grazie. Ci sono domande qua delle persone in sala? Grazie per la presentazione. Gioco interessante, una cosa che non ho capito: quali sono gli obiettivi formativi che vi dicevo in questo gioco? Questo lo andranno poi a progettare gli insegnanti stessi secondo le proprie classi.
Da una parte noi avevamo come obiettivo quello di far diventare il gioco di ruolo una metodologia, ma era possibile far utilizzare gli insegnanti sempre e comunque, per andare a migliorare il benessere della classe e la qualità del gruppo classe, no? Che sapete sono problematici a seconda dell'ordine e grado, ma anche già con la scuola primaria, creando un ambiente di tipo inclusivo. Quindi noi stavamo sul Mario. Poi abbiamo lavorato con gli insegnanti, per esempio, sul disciplinare. Cioè, nella creazione dei mondi di Lost in the Fantasy World è possibile inserirci, creare delle ambientazioni che permettessero il rafforzamento, per esempio, di un sapere di tipo disciplinare o l'introduzione di un sapere disciplinare, un argomento nuovo che devo spiegare a inizio della settimana dopo, per intenderci. Così come abbiamo lavorato sul come obiettivi le competenze trasversali. Abbiamo un problema che spesso si osserva nel passaggio anche dalla primaria alla media, al primo grado, alla superiore al primo grado, che sono i ragazzi molto competitivi. Quindi c'era da riportare all'interno di un gioco che andasse a prediligere il collaborativo, ad esempio, come questo che prevede la narrazione condivisa. O laddove ci fossero, a seconda dei docenti, ci sono state fatte domande molto specifiche, ad esempio in presenza di forme di bullismo, come si poteva attraverso il gioco andare ad agire sui comportamenti di bullismo. Gli obiettivi li andranno a stabilire i gruppi di insegnanti che poi lo utilizzeranno in classe, perché se no le ponevamo dei limiti molto forti, perché quello si dice, io non ho problema del gruppo classe, quindi che ci ho a fare? No? Oppure vengono che mi dice no, io voglio che viene, vado a sviluppare la presa di fare in progettazione. Quindi noi avevamo il macro del progetto, poi con loro sono andati sulla progettazione degli obiettivi. C'era anche l'esigenza proprio da parte degli insegnanti, in realtà, di avere uno strumento che fosse, diciamo, differente, che potesse essere nella loro degli attrezzi, anche motivante per loro stessi, per i ragazzi. E, infatti, diciamo che molti di loro ci hanno spiegato che sentivano i limiti nel modo in cui potevano raggiungere i ragazzi e condividere con loro forme di apprendimento che li rendessero partecipi della costruzione del percorso assieme. Ovviamente ci sono contingenze specifiche. Attraverso un progetto come questo, che ha delle mani molto larghe, vanno a valorizzarsi per il modo in cui i singoli gruppi di lavoro che sono formati, appunto, da un formatore, da dei giocatori esperti, operatori ludici, nel momento in cui questo gruppo entra a scuola e si lavora a stretto contatto con gli insegnanti e viene rinsaldata poi la partecipazione che rimane sul territorio, l'associazione di scuola. Altra domanda? Sì, avrei due domande, una prettamente tecnica e un'altra che c'è molto più generica, posso la presentazione che avevi fatto. Riguardo alla presentazione che avevi fatto, tu hai parlato di libertà e volevo capire cosa è questo concetto di libertà, perché fondamentalmente il gioco nasce per stare dentro delle regole e la regola è necessaria ed educativa essa stessa. Perciò il concetto di libertà, dire ti permetto tutto, non mi fa uscire. Non è quello. È vero, se stava un po' chiaro, che ormai l'abbiamo riscontrato. È il paradosso ludico per eccellenza, no? Il gioco è libero nel senso che non posso obbligare nessuno a giocare. Io non posso dire gioca con me, sì, lo faccio, però poi c'è tutta una serie di conseguenze su come avviene il gioco. Il gioco è libero per definizione perché è una mia libera scelta. Pensa a cosa si faceva da bambini, no? Si giocava a pallone, poi ci si stufava, oppure per qualche altro motivo, io non gioco più e mi portavo pure via il pallone perché era mio. Quindi c'è, in questo senso si usa la libertà. Il gioco è sempre libero nella scelta del giocatore di scegliere di giocare, quindi devo accettare anche io non gioco. Ed è sempre regolato, cioè è sempre all'interno di un sistema di regole. Qualsiasi gioco ci venga in mente, dall'acchiappino al nascondino, ai giochi in scatola o da tavoliere più complessi. In questo senso si parla di libertà, come caratteristica dovuta. E a questo è il dimensionamento che si gioca. Sì, l'ho lanciato lì senza spiegarlo, hai ragione. E
invece una cosa che l'ho capito proprio tecnicamente, per me proprio tecnicamente, era il concetto dei punti vita, tra virgolette, sì. Che parlavi che erano solamente 4, e in un gioco in cui buona parte è aleatoria dovuta anche a un lancio del dado, sinceramente, se non so tecnicamente come funziona il gioco perché non l'ho provato, 4 punti vita sono possibile che c'è una mortalità altissima, e volevo capire se questa mortalità intendeva anche la fuoriuscita del personaggio dal gioco, questo è quello che compete anche la fuoriuscita e la vita che è frustrante. Allora, in realtà, come vi dicevo, è un tipo di gioco che può sembrare che sia simile ai vari giochi, diciamo, World School o ISR. In realtà no, perché è un gioco di avventura, è un gioco narrativo tendenzialmente, anche se questa parola è carica di significati che sono, sui quali non sono d'accordo tutti. Stringi perché ci stanno portando fuori. Sì, allora, mettiamola così. Se fai, nella mia esperienza, una sessione da 2 ore, i personaggi possono perdere tendenzialmente punta, ok? Quello che succede è che quel personaggio può uscire dal gioco, ma non è detto che sia necessariamente morto. Il manuale ti fa l'esempio, per esempio, del personaggio pietrificato, oppure rapito. Diventano spunti per una successiva sessione. Quindi il consiglio che abbiamo dato anche agli insegnanti è gestire bene il momento in cui effettivamente ha senso che un personaggio possa uscire definitivamente dal gioco, oppure utilizzare termini, punti, diciamo, vita, per creare, diciamo, l'interesse nell'evolvere della storia, se corre con un compagno, eccetera, eccetera. C'è una regola poi che ho messo, che è il riposo, che vi permette di recuperare uno di questi punti, per cui diciamo che ci sono un po' di strumenti e di possibilità. Al termine dell'avventura, ovviamente, recuperi di nuovo. Purtroppo dobbiamo chiudere. Grazie. Grazie. Spero che vi abbiate conto cosa significa far crescere una generazione di studenti con i giochi di ruolo, che siate pienamente consapevoli di che impatto questa avrà sulla nostra società. E, va bene, grazie, ringrazio mille. Tutti, diamo l'appuntamento a domani per gli altri workshop del Game Science and Social Science. Grazie.